La collezione permanente Mambo raccoglie opere realizzate a partire dal 1900. Sono opere molto diverse tra di loro, opere come fotografie, video, performance, dipinti, sculture, installazioni e che raccontano un secolo in continuo mutamento. Gli artisti da sempre assorbono quello che accade attorno a loro ed è proprio per questo motivo che da un certo momento in avanti hanno sentito una necessità impellente di portare quella voglia di cambiamento e di modernità anche all'interno della loro pratica artistica. È proprio da questa volontà che nascono opere capaci di muoversi, opere che invadono lo spazio e prevedono l'interazione del pubblico, opere a volte che possono respirare e hanno la pelle di un corpo umano. Oggi abbiamo deciso di raccontarvi due linguaggi fondamentali dell'arte contemporanea: l'installazione e la performance. Partiamo dall'installazione, ingrediente fondamentale, lo spazio. L'artista, quando decide di realizzare un'installazione, parte sempre dalla scelta di come collocarla nello spazio. Poi sceglie i materiali con cui realizzarla e prevede anche come il pubblico debba relazionarsi con l'opera. Nel caso invece della performance, l'ingrediente fondamentale è il corpo, corpo dell'artista o corpo di performer da lui scelti per compiere una o più azioni che hanno lo scopo di trasmettere un significato. La performance avviene sempre in un luogo ben stabilito, in un momento ben stabilito e ha una durata che viene decisa dall'artista. Proprio in queste giornate in cui siamo costretti a restare in casa, abbiamo pensato che potrebbe essere una buona idea provare a cimentarsi con un'installazione o con una performance, o perché no, con tutte e due. Quindi prendete un foglio, prima di tutto, che vi può servire per realizzare un progetto. Scegliete in quale delle stanze della vostra casa realizzare il vostro intervento. La stanza la dovrete scegliere in base alle sue caratteristiche. Se realizzerete una performance, dovrete scegliere con attenzione i materiali da collocare e come collocarli nello spazio, pensando a come volete far sentire il pubblico. Volete che il pubblico si senta spaesato o che si senta sopraffatto, oppure potrebbe sentirsi accolto dall'opera. Nel caso invece decideste di realizzare una performance, prima di tutto partite dal momento della giornata, scegliete i gesti da compiere e soprattutto come far partecipare il pubblico alla vostra azione. In entrambi i casi, fare prima un piccolo progetto può esservi molto utile. Buon lavoro!